La consultazione del documento. Digitiamo ad esempio truffa e avviamo la ricerca. Apriamo il primo documento nella lista dei risultati. All'interno del documento, le parole ricercate e i sinonimi sono evidenziati in rosso. È possibile spostarsi in automatico alle occorrenze successive o precedenti cliccando sulle frecce posizionate ai lati della parola cercata. Nel documento, i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati sono sempre evidenziati come collegamenti ipertestuali. Posizionandosi con il mouse sul collegamento ipertestuale, si visualizza l'anteprima dell'epigrafe completa dei provvedimenti normativi e gli estremi delle sentenze. Cliccando sul link ipertestuale, invece, si può consultare il testo integrale del provvedimento o della sentenza citata. Il menu di servizio sulla sinistra consente di annotare e archiviare i documenti che possono poi essere richiamati attraverso il pulsante Archivio della barra di navigazione. Nella sezione Correlazioni si possono visualizzare sotto forma di elenchi di link ipertestuali tutti i documenti presenti in Leggi d'Italia Studio Legale che sono collegati al documento in consultazione. Nella parte in alto del documento si attivano le funzioni Sfoglia risultati, Sfoglia documento, Vedi intero documento, Vai alla prima parola trovata, Ingrandisci o diminuisci il carattere, Salva il documento, Stampa il documento. Sopra il documento, le briciole di pane tengono traccia del percorso di ricerca. Per tornare ad un punto preciso della navigazione, è sufficiente cliccare sulla porzione di stringa corrispondente. Invece, cliccando su Ricerca, si torna alla maschera di ricerca generale. Cliccando sul pulsante Cronologia dalla barra di navigazione, si visualizza la sequenza delle ricerche effettuate con i collegamenti ipertestuali, che consentono di ritornare ai documenti consultati.